Buonasera a tutti, sono Danilo Trapanotto e sono il delegato provinciale di Catania dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino. Nell'ambito dei nostri eventi, della nostra mission, che è quella di valorizzare il territorio e promuovere le eccellenze enoiche territoriali, siamo qui presenti a Grappoli oggi per far conoscere delle nuove realtà, per far conoscere delle realtà che danno il nome proprio a questa masterclass che stiamo presentando oggi, che si chiama Gli altri vini del vulcano. Perché si chiama Gli altri vini del vulcano? Perché quando si parla di vulcano si tende sempre a parlare della Cir rovesciata, dell'Etna DOC, ma il vulcano è tanto altro territorio e quindi c'è tanto altro da scoprire, tanti altri territori, tante altre caratteristiche minerali e del terroir che sono completamente diverse l'uno dall'altro, perché conosciamo bene che il vulcano Etna è detto anche l'isola nell'isola proprio per questo. E nell'ambito di questa occasione stiamo provando a conoscere questi nuovi vitigni, quindi in particolare conosceremo il Sauvignon Blanc, scopriremo le caratteristiche del rosato d'Anerello Cappuccio, scopriremo le caratteristiche di uno spumante Charmat Rosé, quindi andremo a scoprire queste eccellenze qualitative che non sono della parte propria dell'Etna DOC ma che ne gravitano attorno. Sono Valeria Lopis, giornalista e sommelier, e questa sera degusteremo insieme i vini dei versanti dell'Etna. La masterclass organizzata nel contesto di Grappoli a Belpasso è un'occasione per leggere l'Etna nello spaccato dei versanti, quindi in una maniera sicuramente facile da comprendere, però anche osservando il grande potenziale che ha ciascun versante. L'occasione comunque sarà utile e importante anche per ascoltare l'umanità del vino etneo e quindi tutti i produttori e le produttrici che fanno un grande lavoro nell'ambito del nostro vulcano e nella filiera vitivinicola. Sono Maria Grazia Barbagallo, vicepresidente AIS Sicilia e delegata AIS Catania. Sono qui alla seconda edizione di Grappoli. Siamo sempre qui, ma quest'anno con tantissime novità, ecco. Ci sono delle masterclass che l'anno scorso naturalmente non c'erano, che danno un valore aggiunto alla manifestazione, delle masterclass che raccontano il territorio. Il territorio sappiamo benissimo che è sempre in via più di sviluppo e siamo qui per sostenerlo. Le piccole cantine, piccole realtà che aiutano sicuramente il territorio e cerchiamo sicuramente che cosa in queste piccole cantine. Conoscere i proprietari, i vignaioli, che con i loro vini naturalmente ci offrono molta territorialità, vini molto territoriali, vini molto importanti perché sono piccole realtà ma che stanno crescendo sicuramente ogni anno. Buonasera, sono Alfio Nicotera dell'associazione Mongibel. E siamo qua per presentare il progetto Mongibel attraverso la promozione dei nuovi vini del vulcano, gli altri vini del vulcano. Oggi l'Etna si avvale di tecnici enologi estremamente competenti che possono confrontarsi con i più esperienti europei e internazionali. E le nostre uve prodotte su tutta l'areale vulcanico del Mongibello hanno capacità di esprimere vini di grande eleganza, mineralità, di grande piacevolezza, e quindi possiamo pensare a un'agricoltura vulcanica capace di affrontare un mercato internazionale più ampio di quello che pur la pregiatissima DOC già esistente può affrontare in termini numerici di bottiglie prodotte. Per la Sicilia e per l'Etna in particolare un grande futuro nel mondo del vino, per l'Etna una nuova possibilità di sviluppo con nuove esperienze e il coinvolgimento di giovani imprenditori verso nuove mete che possono coinvolgere sia le cultivar tradizionali, vitigni autoctoni, come quelli internazionali e regionali. Buonasera, mi chiamo Sergio Bellissimo, sono un sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier e anche fondatore della pagina Instagram Youtube Marangoni, che si occupa di divulgare la cultura del mondo del vino in diverse manifestazioni. Questa sera ci troviamo a Grappoli, che quest'anno abbiamo avuto il piacere di organizzare insieme all'Associazione Verde Basico, insieme a Salvo Laudani che ci ha tirato in ballo per curare un po' la parte social e per curare le masterclass. Speriamo che sia stato di gradimento del nostro pubblico, le masterclass sono andate tutte quante in sold out. Abbiamo avuto anche una bella cornice di pubblico,
Quest'anno le cantine hanno partecipato un po' più dell'anno scorso. Grappole è una manifestazione che quest'anno è la seconda edizione, quindi che cresce passo dopo passo. Portare sull'Etna, soprattutto nel versante sud, dove di solito non c'è niente, un po' la Cenerentola dei vari versanti dell'Etna, tutta questa gente, tutti questi spettatori interessati, è davvero uno spettacolo nello spettacolo. Keep the sky.